Corteo schierato in piazza Santa Croce è la più bella rievocazione possibile di quello che è stata la grandezza di Firenze e il Rinascimento. Cioè, è proprio una prova visibile e tangibile. Senza ombra di dubbio, ci sarà adesso il capitano di guardia di Coltate del Distretto, appunto Filippo Giovannelli, che adesso darà gli ordini. Il comando alla voce. Alla voce, così come il, fecero nel 1530. Questo saluto che si ispira proprio agli ordini militari della tradizione rinascimentale. Eccolo. Badate a voi, le armi in pugno. Presentate le armi, salutate. E questo è il saluto. Non posso non ricordare l'istituzione del calcio storico fiorentino, Luciano Artusi, che non fa più parte, non è più nel schieramento, diciamo, però è l'anima. Resta una figura assolutamente non trascurabile del calcio storico e amato da tutta la città e da tutti i colori. Sicuramente sarà in tribuna. Certo. Gridate con me, viva Fiorenza! Ecco, questo, cari amici, cari amiche che ci seguite, il sottoscritto è praticamente 50, vai, che sente queste parole e sente questo grido, viva Fiorenza! E io mi emoziono sempre proprio perché penso a coloro che erano i nostri avi e che hanno avuto la forza quel giorno di rispondere così alle truppe. Adesso l'araldo della signoria. Sì, legge la grida. Parato della signoria Marchese Salimbeni, ormai è una discendenza. Magnifico mestiere, leggiata Madonna, dinanzi a voi, in questa splendida piazza che testimone fu nel lontano 1530 di storica partita, ancora una volta si è radunato il popolo di Fiorenza onde omaggio a voi rendere. Con immutato spirito combattivo, or vedrete gli uomini d'oggi, più costumi di un tempo, darsi leale battaglia. Che lo spettacolo sia degno della sua grande tradizione e che il gioco vi piaccia. Or, con vostra licenza, magnifico messere e leggiadra Madonna, disporrò che sgombro sia il campo e che la tensione inizi. Maestro di campo, a te il comando. E adesso ci sarà il corteo che lascerà immediatamente in ordine sparso il campo per dare inizio alla partita. Alia Guagni e Luigi Sciatti sono il magnifico messere e la leggiadra Madonna. La leggiadra Madonna, questa è la definizione, sì, completa, che appunto oggi saranno qui a vedere il loro onore, praticamente verrà giocata la partita. Bene, andiamo subito con le formazioni, i rossi che scendono in campo con tanti esordienti, veramente tanti. Viciardini, Vrenna, Alaimo, Fiani, Fazzi,
Brocchetelli, Mardegan, Derrico, Raffa, Rialti, Vestrini, Boccalini, Franceschi, Lopez, uno dei punti di forza, Santoro, Alberti, Fattori, Papa, Nannini, Cherici, Vincenti, Diom, Gamuzza, Bruno, Dal Carmi, Gatta e Raugeni, giusto? Questa è la formazione dei rossi. Ognuno dei giocatori ha sul pantaloncino disegnato un logo, che può essere una pera, un'aquila, una vespa, un riccio, una branca. Sono i simboli dell'araldica, esatto, tradizionali, esatto, che non sono facilissimi da individuare nemmeno per gli arbitri durante la partita. 50 minuti, intanto, 50 minuti, mentre vedo Dimitri Rocchi e Marino Vieri, che sono praticamente i due capitani. In realtà non sarebbe, però, vista nell'occasione la straordinarietà, diciamo, di questa partita che viene giocata appunto tra i viola e i rossi. Come vedete, nei viola ci sono calcianti con pantaloncini verdi e calcianti con i pantaloncini bianchi. Ecco, nelle file dei viola troviamo Modica, Benevento, Manfredi, Balloi, Camaiti, Colli, Palumbo, Zerlotto, Perardi, Nencioni, Bandini, Jacopo Cherici, Panerai, Tommaso Casamassima, Manuel Rodriguez, Giafferai, Nadobni, Borgianni, Russo, Riccardo Sorio, un grande personaggio del calcio storico, Alessandro Maiorca, Giovanni Costantin, Niccolò Ricci, Gianluca Lo Cicero e Mirko Grifingi. Questa quindi la squadra, diciamo, mista per questa questa bella rappresentativa viola. Sì, rappresentativa viola. Cioè, ora, distinto verrebbe voglia di fare il tifo per viola. Beh, non me ne voglio gli amici non rossi. Non si sbaglia mai facendo. Però il tifo insomma, per viola. Sappiamo che è un evento questo, no? Che abbiano la maglia viola che invece è stata utilizzata quando ecco, intanto diamo via al nostro cronometro, ricordiamo 50 minuti tutti d'un fiato, 50 minuti, e le regole sono molto molto semplici, se vogliamo. L'obiettivo è mettere la palla nella rete che vedete sul fondo, quello che vedete sul fondo, c'è una rete, praticamente la caccia. La palla va inserita appunto tra la balaustra e la parte alta della caccia. Non è assolutamente semplice, perché ci sono 27 calcianti da una parte e 27 dall'altra, che chiaramente sono lì proprio per evitare, e sono suddivisi sostanzialmente in datori indietro, datori innanzi. Datori indietro sarebbero i portieri, datori innanzi sarebbero i terzini, gli sconciatori, che sono mediani, gli innanzi o corridori, che sarebbero praticamente gli attaccanti, ovvero quelli che dovrebbero andare a fare la caccia. Datori indietro, appunto, abbiamo detto, sono i portieri, datori innanzi sono i terzini, diciamo sono quelli che proteggono la caccia, e i portieri e i datori indietro. Poi ci sono gli sconciatori sono i mediani, ovvero coloro che hanno il compito di bloccare i giocatori più pericolosi della squadra avversaria. Poi innanzi ai corridori sono quelli che dovrebbero andare alla caccia. Momento. Senti, la partita si è accesa subito, per essere un'esibizione come una rappresentativa, questa gara sta dimostrando abbastanza determinata. No, mettiamo subito le cose in chiaro ai nostri amici. Che ci seguono in esclusiva su RTV38, non c'è amichevole, lo posso garantire, quindi amichevole c'è veramente poco. Certo, ci sono stati dei belli scambi pugilato e anche qualche fase di lotta significativa. Possesso palla intanto è Nannini dei rossi, che ha placcato platealmente un avversario verde, e non potrebbe essere diversamente, anche perché Nannini non è proprio un piccoletto, Qui, ecco, diciamo, rispetto all'avvio tradizionale della partita del calcio storico, dove prevale l'aspetto del pugilato, del confronto, in questa gara ha avuto subito la meglio il placcaggio e la lotta, quindi ci sono già tantissimi calcianti appaiati al suolo. Il campo più o meno dovrebbe essere 68 per 32 è la larghezza della caccia
è suddivisa a metà perché nel mezzo c'è la garitta, giusto? Certo. Dove viene messa la bandiera, la bandiera. Ecco. Attenzione perché c'è un'azione dei Viola partono che stanno andando in avanti e vedete i rossi che vanno al placcaggio, la palla ancora in possesso però del calciante Viola, verde, cacciante verde Viola, vai, che però riesce a mantenere il possesso del pallone. Interviene maestro di campo. Un lungo confronto tra questi due giocatori e non è riuscito, nessuno dei due è riuscito a strappare la palla all'altro. Quindi si riparte dal fallo laterale. Sì, ecco, la palla può venire lanciata in alto, che viene recuperata dagli... Attenzione! Passaggio all'indietro. La difesa rossa pericoloso. Però è riuscita a bloccare tutti gli attaccanti Viola. Però la palla buttata indietro in quel modo la poteva diventare pericolosa. Hanno preso un bel controllo del campo. Sì, i Viola hanno preso un bel controllo del campo e sono praticamente a cercare di fermare sul nascere la manovra dei calcianti di parte rossa. Attenzione, ecco, che adesso stanno partendo. Loro ora avere l'iniziativa. Però vedo che sono ben schierati Viola e attenzione, in tutti i modi si cerca di fermarli. Zona, cioè, ci sono molti caccianti a terra, Sì, e si accende placcaggi. Anche il confronto. Sì. Siamo al quinto minuto, attenzione ancora, eccoci, qui come si ferma lui. Male, perché va a fare caccia. Va alla caccia. Prima caccia rossa, vediamo se riusciamo. Vediamo nel replay qui, abbiamo un po' di gente davanti. Sì, eccolo qua. Beh, insomma, non è assolutamente semplice fermare questo calciante di parte rossa. Sì, sto cercando anch'io, Omero, di vedere il suo il simbolo di chi ha segnato. Comunque 1-0 per i rossi. Sì, una caccia a 0 per i rossi, che hanno atteso il momento migliore per partire e andare a realizzare la caccia. Caccia che è arrivata al quinto praticamente dei 50 minuti previsti per questa prima semifinale, diciamo così, del calcio storico fiorentino edizione 2018. Palla in possesso dei Viola, che manovrano. Viola, ricordiamo che è la rappresentativa di bianchi e di verdi. Certo, come si vede dai pantaloni che ogni calciante indossa del proprio colore d'appartenenza. Sì, sì, non è assolutamente semplice. Intanto vediamo degli scambi. Scambi di box notevoli, interrotti da Marino Vieri. Di pugilato, vero? Sì. E anche dal capitano De Rossi, che è intervenuto per fermare appunto. Sì, prima che nella dimostrazione qualcuno prendesse un po' Palazzi, Francesco. Certo. Francesco Palazzi, che è il capitano Alfiere. Capitano oggi è Dimitri Rocchi, Rocchi, è sempre stato allenatore. Alfiere è sempre stato. Invece ricordiamo che ufficialmente la formazione dei Rossi quest'anno vede fra gli allenatori Claudio degli Innocenti, Andrea Picone e Giovanni Paolini. Allora, intanto possesso palla per i Viola, che provano a venire avanti e non è assolutamente semplice, però vedi, qui viene fuori un po' uno sport che non c'era naturalmente nel 1530 ed è il football americano, dove spesso si vede partire in protezione del giocatore che va in avanti, può essere un runner o certo, un altro giocatore in fase d'attacco, protetto da alcuni compagni. Beh, il calcio storico e il football americano sono molto distanti, ti basta pensare che il football americano giocano con le armature qui senza maglia. Certo, senza ombra di dubbio. Però diciamo alcune il schematiche. Il contrasto è certamente più duro qui. Alcuni schemi tattici, però sì, io presumo siano stati anche portati, no? Perché ricordiamoli, anzi, i Guelfi sono un po' l'orgoglio di Firenze, cioè, per il calcio in costume. Intanto
cacciate di parte rossa senza palla, va avanti Nannini da solo, sì. Abbia sfondato tutta la linea viola, sì, per arrivare a un placcaggio alla linea di 10 metri. E attenzione perché non sono schierati molto bene adesso i viola, però hanno questa possibilità di andare in avanti. La difesa rossa è riuscita a richiudersi, sì, molto rapidamente, a ripartire rapidamente, attenzione, e adesso viene fermato il calciante di parte rossa che si è fatto una quarantina di metri, di cui una ventina dopo lo sgambetto, di gran carriera, riuscendo comunque ad avanzare. 1-0 per i rossi, una caccia realizzata, palla adesso in possesso ancora però dei viola. Vedo che c'è molta cura nel cercare di tenere colui che ha realizzato la caccia per i rossi, da parte dei viola, tenerlo il più possibile fermo a terra, perché se no, sì, certo, è chiaro che ha già dimostrato io credo sia Elma Duidiom, sì, credo sia lui. Non siamo riusciti ancora a individuare il simbolo sui suoi pantaloni. Tra l'altro uno dei pochi ancora c'ha la maglietta, quindi credo che in pochi vogliano andare a strapparla, sì, perché insomma, sì. Poi vedremo cosa succederà nella finale, però comunque lo stanno cercando, vedete, in tutti i modi viene trattenuto a terra, perché insomma poco fa se n'è andato, e benché abbiano cercato di fermarlo non è stato assolutamente semplice. Molti ragazzi, molti giovani, vedo. Molti giovani, in tutte sì, e due sì, le formazioni. Molto bravi, che cercano di partire adesso. I viola, attenzione, la palla è buona, però viene bloccato a terra. Si ripartirà quindi con una rimessa. Sì, è la spada, è la spada, è la spada, è la spada. Eccolo qua, sì, spada sì. Rossa, vale a dire. Diom. Diom. Dieci minuti dal inizio di questa partita di calcio storico fiorentino. Ricordiamo che ci si misura sui 50 minuti. Oggi la temperatura è ottimale, non c'è quella calura, diciamo, che c'è solitamente. No, fortunatamente no, abbiamo visto partite del calcio storico in un clima ben più arroventato dal punto di vista meteorologico. Sì, possiamo garantire, soprattutto. E non solo meteorologico. Sì, attenzione perché adesso si cerca di. Praticamente qui ci sono varie forme di sport. C'è il rugby, c'è il pugilato, c'è la lotta, c'è qualcosa anche d'arte marziali. Però poi ci vuole anche delle capacità balistiche, perché bisogna avere non solo, quella precisione nell'effettuare la caccia. Ormai ci hanno abituato, eccola qua, bellissima parata da parte rossa su un tiro che poteva diventare veramente pericoloso. Ecco, ricordiamo che se la palla va al di sopra della caccia senza che sia toccata da un portiere, è mezza caccia per la squadra che effettua, può, certo, che subisce il tiro. Quindi da questo punto di vista bisogna stare molto molto attenti. Il pallaio ora ha tirato fuori un nuovo pallone, non so se è andato perso il primo. Sì, probabilmente sì, nella deviazione sì, è andato. Ne sanno qualcosa i verdi, no? Nella famosa finale del 2006, se non sbaglio, sì, sì, azzurri sì. Verdi, una partita straordinaria. Il famoso tiro sbagliato all'ultimo istante da Gianluca Lapi, che Roberto Torrini ha definito un Maradona, che aveva un po' trascinato in quegli anni, trascinò gli azzurri, i verdi verso la finale. Aveva fatto anche altre calci in quella partita. Ora, l'iniziativa dei rossi nuovamente. Ma la difesa verde riusciva ancora una volta a recuperare. E dicevo appunto, in quella partita proprio era stato un po' il mattatore e non solo lui, però l'ultimo tiro, quello che poteva essere la caccia che dava la vittoria ai verdi 10 anni dopo, perché aveva vinto se non sbaglio nel 96, purtroppo la palla finì al di sopra e finì con la vittoria degli azzurri per mezza caccia, mi pare 10 o 9 e mezzo, qualcosa di simile. Non mi ricordo il punteggio, ma mi ricordo che fu proprio l'ultimo minuto, una manciata allora di secondi. Allora c'era la famosa golden caccia o caccia d'oro, se vogliamo essere più completi, e perché si giocava ovviamente dei tempi supplementari.
e siccome la fine è parità, chi primo che avesse segnato appunto avrebbe vinto. Intanto c'è un intervento, ho sentito tanto Andrea Droit della torretta, ma non ho capito. Andrea Droit, c'è mezza caccia, però giustamente sta segnando mezza caccia segnata prima. Sì. Sì, sì, mezza caccia per i colori di parte viola, ecco, perché la deviazione, un'iniziativa pesante dei rossi, caccia bellissima. Bella, bella caccia. Un tiro stupendo dalla distanza. Siamo sul risultato di due cacce a mezza, perché nel tiro precedente praticamente la palla è stata deviata, quindi è stato concesso mezza caccia alla formazione che ha effettuato il tiro, perché se la palla andava sopra direttamente senza deviazione la mezza caccia sarebbe andata ai rossi, ma essendoci stata una deviazione la mezza caccia è andata a appannaggio dei viola o dei biancoverdi, che dir si voglia. Adesso però siamo sul risultato di due cacce a mezza e siamo al 14° minuto dei 50 previsti. Ricordiamo che domani ci sarà l'altra semifinale tra bianchi e verdi e poi la finale il 24 giugno per San Giovanni tra i rossi appunto e la vincente di domani. Di domani, esatto. E poi la sera ci saranno naturalmente i fori. Certo, come la tradizione rispettata in toto. Se qualcuno pensa, devo dire che non mi aspettavo questa partita così dimostrativa fosse tanto accesa. Beh, sai, è veramente bella da vedere. Io credo che sia un po' difficile giocare una partita di calcio in costume in tono amichevole. È difficile fronteggiarsi. È un po' come dire, aspetta, si fa cazzotti ma senza farsi male. Ecco, sì. È un po' difficile da pensare, no? Per certo. Cui, e comunque, ecco, lo scopo già ai tempi dei Romani, prima ancora dei Greci, era proprio questo, no? Di mantenersi in forma affrontando l'avversario a viso aperto, scontrandosi fisicamente. E poi la cosa si è evoluta nel tempo con delle regole che prima non c'erano. No, certo. Perché parlando in questi giorni con alcuni ex calcianti, insomma, una volta, ora c'è l'espulsione, ma fino a qualche anno fa, una decina di anni fa, le espulsioni non c'erano. Certo. Quindi se tu facevi, tra virgolette, una marachella a un avversario e poi dovevi aspettarti l'avversario e ti veniva a ricercare. Certo, o gli avversari in quel caso. Esatto. Ricordiamo che fra le novità importanti del regolamento degli ultimi anni, caccia. Deve essere stato Vieri Fattori a fare questo. Terza caccia. Te a mezza. E come vedete, ecco il replay, ci viene mostrato. Come vedete, sì, praticamente sì, sì. C'è Fattori, il cambio. Riesce a infilare nonostante la difesa l'abbia battuto contro la balaustra. C'è il cambio della bandiera. Ogni qualvolta viene segnata la caccia, si trasferisce il vessillo della squadra dalla parte opposta. Questa era una regola e quindi nel passato non era difficile che colui che portava la bandiera fosse intercettato dai giocatori della squadra avversaria cercando magari... Ma una brutta abitudine era anche quella dei colpi proibiti nella fase di cambio di campo, no? al momento in cui i calcianti si trovavano al centrocampo, magari uno distratto veniva messo KO da un pugno proibito. Sì, e certo, senza di tutto, di questo e di altro si parlerà su un numero speciale che abbiamo costruito con tutto viola domani, proprio su bianchi e verdi. Ci sarà un po' un excursus curato dal nostro Roberto Vinciguerra a livello numerico e storico. Certo. E poi ci sarà anche l'intervento
ci sono stati interventi anche dei calcianti più importanti, più famosi, sia dei bianchi che dei verdi, dove si ricorda anche di questi episodi, naturalmente. Ma è bello anche seguire tutto il percorso, no, del calcio storico, anche da quando c'è stata la scissione dal 1978, con i quattro quartieri che ognuno appunto portava avanti i propri calcianti, gli allenamenti, il campo, insomma, curava quello che era l'aspetto sportivo e non solo del quartiere. Da qualche anno a questa parte appunto c'è anche questa usanza, direi molto molto interessante e da apprezzare, della cena per raccogliere fondi nella propria piazza di appartenenza. Quindi. E abbiamo visto delle occasioni bellissime con le cene nelle più belle piazze di Firenze, e l'appuntamento poi per il corteo della Repubblica in Piazza Santissima Annunziata. Sono state una bella occasione anche di far vedere chi c'è dietro il calcio storico, chi c'è dietro i colori, chi vive tutto l'anno sia per il corteo che per il proprio colore. Certo, ognuno chiaramente nella propria piazza di riferimento, Piazza Santa Croce, Piazza San Giovanni. Intanto siamo alla rimessa laterale, 19° minuto, ancora attenzione, i rossi ancora in attacco, i rossi in avanti che però vengono ancora placcati. Un'occasione. Dicevo, Piazza Santa Croce per gli azzurri, Piazza Santo Spirito per i bianchi, Piazza Santa Maria Novella per i rossi e Piazza San Giovanni, Piazza del Duomo, dalla parte del Battistero, lato Battistero arcivescovado, per il Battistero che è proprio il simbolo della parte verde. Della parte verde. Attenzione ancora ai rossi che vanno a concludere per la quarta caccia. Ancora a caccia. Siamo al 20° minuto. Replay che ci viene proposto dal nostro Giovanni Torre in regia insieme a Fabrizio Bocci e a tutti i cameraman che permettono ai nostri telespettatrici e ai nostri telespettatori di seguire il calcio storico fiorentino in esclusiva su RTV38. Ricordiamo la stagione da poco finita di Viola, un grande appuntamento. Bella caccia di Gamuzzi, ben difesa, un calciante molto esperto di Gamuzzi, parte sì. Rossa. Stavo dicendo appunto della stagione che si è conclusa a livello sportivo per RTV38 con Viola, condotto da Francesca Romeo, insieme a Carlotto Comparini e sottoscritto, con Renzo Moruso, poi Celeste Pin, Ciccio Graziani e i tanti ospiti, da David Guetta a Gianfranco Monti, a tanti che si sono seduti lì nel nostro salotto della domenica. La grande stagione di Viola che naturalmente ripartirà con l'inizio del campionato di calcio, che avverrà a metà più o meno il 19-20 di agosto. Ancora non si sa cosa farà la Fiorentina, se giocherà in Europa League oppure no. Aspetteremo di capire cosa deciderà la UEFA riguardo alla vicenda Milan, però insomma l'importante è che sarebbe bello ritornare con la Fiorentina un po' in giro in Europa. Sì, sarebbe molto bello e sarebbe un premio per una squadra che ha avuto una perdita gravissima, la perdita di Davide Astori, al quale credo sia stato dedicato anche il palio. È stato dedicato il palio, c'è una stella d'oro, esatto. nel palio che rappresenta proprio nel disegno che rappresenta Firenze, nel suo cielo c'è una stella d'oro che rappresenta proprio il capitano Astori. Esatto, in questa piazza. Intanto sono proprio in Viola a cercare, sì, l'iniziativa per accorciare lo svantaggio che è di 4 cacce a mezza. In questa piazza a marzo, i primi di marzo, tutta una città si è unita per cercare di stare vicino a Firenze, a Fiorentina e familiari di Davide Astori, una piazza intera in silenzio. Bellissima a salutare il proprio capitano. Di Niccolò Ricci. Da distanza, un tiro che ha preso in contropiede il portiere. Quindi siamo a 1 caccia e mezzo. Dicevo appunto di questa giornata straordinaria, di un pathos unico, di un'emozione che solo Firenze, i tifosi della Fiorentina e i fiorentini sanno dare. Un'intera piazza in silenzio
a salutare il proprio capitano che se n'era andato quel maledetto 4 marzo. E però è bella questa cosa di voler ricordare a storia anche nel palio del calcio storico fiorentino. Lui che era andato a parlare con i tifosi ed aveva ricevuto questa fascia di capitano particolare con i quattro colori e che portava con orgoglio ogni qualvolta scendeva in campo. Un legame col calcio storico che la Fiorentina quest'anno ha sottolineato anche con le divise da trasferta che rappresentavano i quattro colori e in filigrana sulle maglie i simboli dei bianchi, azzurri, rossi e verdi. Certo. E lì poi c'è stato durante tutto l'anno, anche su internet, su Facebook, gli scherzi su quale dei quattro colori portasse meglio alla squadra viola. Attenzione ancora ai rossi, caccia. Siamo a 5 cacce. Ancora, a 1,5. Ancora Gamuzza. Doppietta. Quindi un bellissimo taglio, una finta e poi la caccia. E i portieri non hanno potuto fare altro. Sì, ora sai, su chi ha portato fortuna, poi sai l'importante, io credo sia stato portare in giro per l'Italia questi colori che rappresentano Firenze, che rappresentano la storia di Firenze, la storia dello sport e del calcio che parte da Firenze, con tutto il rispetto per gli inglesi. Certo. C'è poco da fare, e il calcio in qualche modo l'abbiamo imitato qui, perché il calcio si poteva giocare anche con i piedi, arrivava il momento anche in cui si poteva tirare. L'abbiamo visto anche delle cacce realizzate, certo, con tiri dalla distanza, no? Tipo rinvio da portiere, insomma, per intendersi. Quindi è vero, perché il calcio è stato inventato a Firenze con buona pace degli inglesi in riva all'Arno e non in riva al Tamigi. Assolutamente. Quindi comunque, quando siamo giunti, carissime spettatrici e spettatori, al 24esimo del tempo, che è stimato intorno ai 50 minuti più o meno, il risultato è di 5 cacce a 1,5 per la formazione dei rossi di Santa Maria Novella. Comunque, dall'altra parte i viola con una grande tenacia continuano a farsi avanti, hanno guadagnato campo e l'iniziativa resta a loro. Hanno dovuto fare i conti con Gamuzzi che ha fatto un po' la differenza, una doppietta importante, però la formazione mista bianco-verde non demorde. Tanti ancora calcianti placcati a terra. Ma sì, ce ne sono tanti, è vero. E comunque è una costante del calcio in costume, perché permette di tenere bloccato il giocatore magari più importante della squadra avversaria. E anche, diciamo, la verità, di riposarsi forse in alcuni momenti, sì, ora, del gioco. Sai, Omero, riposarsi è quel tanto uno scambio insomma, da parte del calciante di parte Gane, verde, il calciante rosso che ha segnato la prima caccia, sì, ha avuto uno scambio molto duro, sì molto corretto, duro, corretto, sono stati separati, sì. Ricordiamo anche alcuni aspetti del regolamento rispetto al passato. Quest'anno una delle novità introdotte è che i colpi alla testa sono consentiti esclusivamente nel confronto fra due calcianti e in guardia ingaggiata, ovvero se due calcianti si mettono a boxare si può colpire la testa, altrimenti no. Questo è una novità del regolamento condivisa dai calcianti, voluta proprio per... Ecco, attenzione, bellissima caccia! Bellissima caccia di un calciante viola, che si va quindi a 2,5 cacce. 27. Ecco qua, Jacopo Cherici dei bianchi. Quando siamo al 27esimo minuto, il risultato quindi cambia
E si è accesa anche una... Sì, c'è stato un tentativo di... No, un parapiglia, perché insomma... Ma è normale, per la caccia. Per chi segue, credeteci, guardate, normalissimo, rientra nella, assolutamente nelle regole del calcio costume, del calcio storico, che come vedete è un confronto maschio, duro, che appunto affonda le radici in quell'arpasto, in quella sferomachia che era un po' l'unica maniera che avevano le truppe dell'antica Grecia e le truppe romane per avere un certo allenamento e potersi far trovare pronti alla battaglia. Rimessa rossa in un momento in cui i bianchi stavano pensando di avere l'occasione di riprovare ancora a accorciare la distanza. Attenzione perché questa è un'azione che potrebbe diventare pericolosa ancora, e resistono e poi caccia. Bella da terra sul secondo placcaggio, bellissimo. Siamo alla sesta caccia al 29esimo praticamente della partita, quindi abbiamo già oltrepassato la metà. Il risultato è di 6 cacce a 2.5 per i rossi di Santa Maria Novella. Palla che viene rimessa al centro e adesso i viola o bianco-verdi, che dir si voglia, stanno provando a manovrare. Qualche scambio, si prova a venire avanti i viola per cercare di guadagnare spazio. È chiaro, se si riesce a spostare il più possibile la squadra avversaria, in questo caso i rossi, verso la propria porta, schiacciarla verso la caccia, è chiaro che è più facile. È un'iniziativa importante, poi si riduce soprattutto la distanza da percorrere, che non è certo semplice nella difesa e sulla sabbia riuscire a penetrare fino alla caccia. Da qui la necessità di schiacciare, diciamo, la difesa avversaria spalle alla porta, ma questo non vuol dire che sia necessariamente più facile segnare. No, quello no. E comunque la cosa più difficile secondo me è il cercare di realizzare la caccia dalla distanza, come probabilmente proverà adesso. Fuori, quindi mezza caccia per i rossi. Quello stavo dicendo, non è assolutamente semplice, perché penso siano 50 centimetri, non di più, ma forse un po' di più, forse sarà un metro. Un po' di più, ma un metro. Questa era una bellissima iniziativa. Ha provato, non è facile infilare la palla. Un tiro a tagliare così. Mi dicevano nelle interviste, che poi troverete domani nel numero dedicato da Tutto Viola a Bianchi Verdi, che un tempo si riusciva a piegare le balaustre, per cui lo spazio diminuiva, diventava anche se di poco, eh? Però era più difficile, perché anche se abbassavi ipoteticamente di un centimetro, ma è un centimetro che però poteva fare la caccia, differenza. Il cambio di campo c'è sempre, capito? Una volta un vantaggio, ora una molto volta più no. Difficile, perché i tubi sono veramente molto molto difficili da piegare. C'è da dire che l'impianto di Piazza Santa Croce è veramente bello e ben realizzato, e le tribune sono state anche aumentate negli ultimi anni per aumentare la capienza, anche in risposta al crescente successo del calcio storico e l'aumento di richiesta di biglietti. È stato giocato in altre piazze, ricordiamo Piazza del Carmine e in Piazza Signoria, al Giardino di Boboli. Molte piazze fiorentine hanno fatto da scenario, o come dicono quelli bravi, da location, per il calcio storico fiorentino, anche perché alla fine era così. Nel Medioevo praticamente veniva giocato questa pratica, che è un po' come giocare a pallone ora per le strade. Non gioca più per le strade nessuno, perché ci sono campini da calcetto, però Si trovano per Firenze e per altre città lapidi che dicono vietato il gioco della palla. Esatto, ma a Firenze in particolare c'è questa, ci si trovano a giro, perché si mettevano a giocare parte, perché era vietatissimo giocare al calcio costume, se non nelle sedi opportune. E quindi
Intanto c'è questo placcaggio molto violento, praticamente il colosso nero di parte rossa di Ariane. Perché insomma è arrivato quasi addosso con un treno, quindi assolutamente non facile da fermare. Un po' di parapiglia. C'è stata una stretta di mano però, mi pare, ecco, anche Marino Vieri ha... Sì, ecco, tu eri a due passi? Tu l'hai visto, Andrea? Improponibile. E anche per le dimensioni, ecco, per le dimensioni, insomma. Sì, sì. Abbiamo visto anche strette di mano, per cui va bene. Grazie Andrea Calcinai, che praticamente ci ha fatto da bordo campista, no? Sì, sì. come succede nel calcio. A proposito di calcio, stasera, Andrea, insomma, non possiamo non ricordare, no? Questa sera ci sarà questa finale che vedrà di fronte la Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica contro l'Inter. Ancora l'Inter. Se non sbaglio è la terza volta che si sono affrontate in pochi mesi. Fosse la volta buona. Esatto. Che lavoro sul settore giovanile, credo che la Fiorentina negli ultimi anni abbia fatto bene e parlano risultati. Manca il sigillo, manca il titolo, e questo potrebbe essere un'occasione buona. A voi. Sigillo che viene messo adesso dai calcianti di parte rossa, che vanno a realizzare la settima caccia, quindi 7.5 a 2.5. Replay che ci viene proposto dalla nostra regia mobile, Giovanni Torre, Fabrizio Bocci e tutti i cameraman che vi permettono di vedere. Salutiamo anche la regia centrale di Figline. Una galoppata di Luigi Lopez, uno dei punti di riferimento, certo. Uno dei pilastri dei rossi di Santa Maria Novella. Siamo intorno al 37esimo della partita tra i calcianti di parte rossa e una rappresentativa di bianchi e verdi, che però hanno la maglia viola, quella che mette d'accordo tutti. Lo racconto tutti gli anni, lo racconto anche quest'anno. La Fiorentina vinse la Coppa Italia. Anno? Mi pare ora, ovviamente, mi pare 77-78, mi pare. Bisogna ci fosse una caccia sorprendente. Di Roberto Vinciguerra ci ha colto di sorpresa. Di rimbalzo a terra, dalla distanza, caccia bianca, caccia viola. Quindi si va sul risultato di 7. Vediamo un po', 7.5 a 3.5, giusto? 7.5 a 3.5, sì. Esatto. Ancora qualche scontro, ma è chiaro che insomma questo è il canovaccio del calcio storico fiorentino, e domani vedremo un'altra partita. Ripeto, io mi aspettavo questa gara ben più blanda di come è stata giocata da questi calcianti. Soprattutto devo dire la parte viola, un po' improvvisata, ha giocato a testa alta. Allora, era il 1975, che sennò poi dopo mi passa di mente. Allora, è tornato in mente. Allora, c'era una partita in piazza Signoria di calcio storico. Questo per farvi capire come sono cambiati i tempi. La Fiorentina giocava a Roma, la finale che vinse.
Chiaramente qualcuno seguiva la radio, qualcuno no, però in Piazza Signoria in pochi sapevano. A un certo punto lo speaker annunciò che avrebbe messo tutti d'accordo perché la Fiorentina aveva vinto la Coppa Italia, e lì ci fu una esplosione di gioia da parte di tutti gli spettatori presenti in Piazza Signoria alla notizia appunto che la Fiorentina aveva vinto la Coppa Italia. Questo per far capire che il viola unisce tutti i colori. Esatto. E giustamente è stato scelto per rappresentare questa squadra mista che così ben sta onorando Piazza Santa Croce. Quasi 40 Jacopo, che minuti, per mancano viola circa 10 minuti alla fine. All'iniziativa. Sì. 7 calci e mezzo a 3 e mezzo. Diciamo che sostanzialmente i rossi non hanno mai dovuto soffrire, tra virgolette. Non hanno mai dovuto soffrire, ma i viola non hanno mai mollato e tuttora stanno continuando a cercare una bella iniziativa. Ah, bella questa iniziativa, attenzione, serie di finte, prova la caccia! Bellissima, la prova. Caccia, Jacopo bravissimo. Bianchi, oggi in maglia viola. Si prende anche l'abbraccio di Marino Vieri, perché questo ragazzo delle giovanili, possiamo dire comunque delle riserve dei bianchi, e che ha fatto davvero un bel gesto. Ecco, beh, qua con vediamo. Niccolò Ricci sono autori di diverse cacce per la parte viola, quindi siamo un bel segnale anche per i bianchi. 7 cacce e mezzo a 4 cacce e mezzo. Si cerca da parte dei calcianti di parte rossa di andare a far pressione sul portatore di palla. Vedete, non è ci assolutamente stanno a mettere in discussione il risultato. No, assolutamente, vedete, un pressing forsennato. La palla va sulla balaustra e quindi si ferma il rimessa. Gioco. Risultato quindi di 7 calci e mezzo a 4 e mezzo. Maestro di campo Duccio Baglioni dalla palla che ora sarà rilanciata dai 10 metri dalla caccia. Ecco la palla per i calcianti a parte rossa e la perde praticamente, però la recupera e riparte di gran carriera. Attenzione, Diom viene fermato con questa caccia intanto che porta il risultato su 8 cacce. Gamuzza, mezzo, se non sbaglio, sì, tripletta. 8 cacce e mezzo a 4 e mezzo. Ti avevo detto, non ci stavano i rossi a vedere accorciato la distanza. Pericolosa adesso questa. Pericoloso calcio del calciante al pallone di parte rossa, che poteva prendere l'avversario. Infatti viene darguito dall'arbitro, esatto. Perché chiaramente se si possono evitare certe situazioni è meglio, perché poi se invece di prendere il pallone prende l'avversario può far veramente molto male. 40-41. Circa 8 minuti alla fine della partita, che vede però al comando i calcianti di parte rossa contro i viola, che sono rappresentati da bianchi e verdi. Per questa edizione, diciamo, un po' particolare, no? del calcio storico fiorentino edizione 2018. Edizione 2018 con un avvio, diciamo, dimostrativo, ma non troppo. Ma insomma, torno a ripeterlo, Omero, difficile, giocare una partita. Attenzione, caccia, lì è stato il cacciato di parte viola. Si è lasciato sfuggire il pallone di mano e gli ha pressato. Vediamo il replay subito proposto dalla nostra regia. Avete visto appunto, è stato bravo il calciante rosso a sfruttare la dinamica. E quindi ci avviciniamo alla fine della partita, circa 7 minuti, 6 minuti
alla fine dei 50 previsti, con i Viola che sono sotto di 4 cacce, risultato che poi non è neanche, insomma, non è rubante. Non è rubante, i rossi hanno fatto molte cacce, 8 cacce e mezzo, un bel risultato, non ma ne hanno subite anche 4 e mezzo gare, certo, la dimostrazione che i Viola sono scesi in campo per fare una partita vera. Sì. Intanto l'arbitro rimette Palazzi, concede la rimessa laterale. Palazzi che invita i suoi a portarsi nella metà del campo per recuperare il pallone onde evitare problemi. Palla recuperata mentre due calcianti si sono presi nella zona centrale, nella mediana. E la mediana viene stabilita grazie a un battipalla nel Palazzo degli Antellesi. Il Palazzo degli Antellesi è quello che vedete alle spalle della tribuna d'onore. Alle spalle della tribuna d'onore. Lì c'è un battipalla che praticamente rappresenta la metà del terreno. Vediamo i rossi ancora. Rossi ancora avanti e ancora avanti. Difesa sguarnita della formazione dei biancoverdi. Ora, che ora è tutto più facile. Ecco il replay. 10 cacce e mezzo, 4 e mezzo. Un assist facile per la parte rossa. E in questo momento sancisce la fine della partita che vede la vittoria dei rossi, sul quale pochi avevano dubbi. Ciò nonostante, davanti a Luigi Ciatti, a Riaguagni, si è voluto da rappresentare una partita di calcio storico fiorentino. Luigi, se ci sei, una battuta in Eccolo. Conclusione con Pier Guidi. Sì, benissimo, a disposizione per Andrea. Eccomi qua. Calcinai con Michele Pier Guidi. Buona la prima, dai. Sì, c'è da ringraziare tutti i ragazzi che sono scesi in campo, calcianti, che hanno dato vita a una partita nella quale sono impegnati molto. Chiaramente i rossi giocano insieme, erano avvantaggiati rispetto ai bianchi e verdi che si giocavano insieme per la prima volta, ma tutti quanti si sono impegnati e hanno brava Piazza Santa. Cioè, quindi direi veramente grazie a tutti quelli che sono scesi. E poi con la sfida tra Verdi di San Giovanni e Bianchi di Santo Spirito, non me ne voglia questa sfida, ma forse inizia il torneo vero 2018. Inizia il torneo vero, no, questa è un'esibizione. È stata una bella esibizione, ma domani comincia il torneo. Domani c'è il torneo del calcio storico. Grazie a Michele Pier Guidi, direi che dalla tribuna autorità è tutto. Luigi, a voi. Ma Pallotta si è divertito, che tu sappia? Ma Pallotta mi ha salutato quando è andato via. Perché ti ha riconosciuto, naturalamente. No, perché mi ha gli ho detto, richiedendo se voleva rilasciare dichiarazione, ha preferito di no. Stai cercando un difensore per la Roma, e lui ha detto può darsi, ma di contatti nulla, non è che gli hai chiesto a che giocatore, niente. No, non ho fatto discreto, molto divertito. Bene, speriamo, ecco, che sia meno divertito quando la Roma verrà a Firenze, da Firenze andrà a Roma. Allora, ci dovrebbero riproporre dalla regia il nostro Giovanni Torre gli highlights della partita. Questa è la prima caccia di Egane, la corsa. Romero, io lo fermo, neanche io e te insieme. Inarrestabile, no, ci schiacciava tutti e due. Ci schiacciava entrambi. Nonostante la mia mole. Un po' difficile. Che un po' è stata la caccia che ha aperto i giochi. Sì. Qui poi la mezza caccia dovuta al tiro rimandato sulla traversa, ancora tiri dalla distanza, bellissime imprese balistiche, questa quella di Camuzza, alcune molto belle, si fatte in maniera interessante e portate con delle schematiche, con delle tattiche ben
ben definiti, perché questi ragazzi si allenano minimo 6-7 mesi. E anche per la parte viola, che dicevamo appunto era una squadra composta da giocatori di due colori, per cui non abituati a giocare insieme, non abituati a trovare gli schemi, però la componente bianca si è fatta valere anche con schemi e calci ripetute. Mentre si stanno schierando nel sapione di Piazza Santa Croce I musici perché ora è il momento dell'inno della vittoria. Continuiamo a vedere qui ancora Di Gamuzzo, mi pare una delle tante cacce, non so se ne fate 3 o 4 in questa partita. Eccola qua, bella anche questa. E qui invece c'è la caccia del cacciato di parte bianca che riesce a deludere con una finta di corpo. Guardate, ecco qua, finta di corpo. Cacciate va a terra, ne arriva un altro, ma quando lo colpisce ormai la palla è già finita dentro. Era già stata ben indirizzata. Sì. Ricordiamo ecco anche per la parte viola dei bianchi Niccolò Ricci e Jacopo Cherici, che sono stati determinanti per il punteggio della rappresentativa. Proprio qui vediamo un'altra delle... No, questa era quella. Uscita, la palla che mezza è uscita, caccia, sì, la mezza caccia per ricordiamolo, rossi. Perché la palla quando era oltrepassa, un tiro bellissimo. Oltrepassa la caccia, va sopra, viene punito praticamente colui che qui tira. Qui una delle ultime galoppate. Sì, c'è anche questa caccia dalla distanza. A sorpresa, sì, di rimbalzo. Sì, di rimbalzo, che è una delle tecniche più interessanti, perché se si sa calibrare bene il rimbalzo, c'è poco da fare, la palla non la prendi. Ci vuole bravura e coraggio, perché sulla sabbia il rimbalzo non lo puoi calcolare, non sai mai come finirà. Intanto sentiamo bellissimo l'inno della vittoria. Sì, l'inno della vittoria. Ancora gli Alaiz, gli ultimi. Questa è la doppietta finale di Alaimo per Eccolo parte qua. Rossa. E ancora ecco qui. Un'altra caccia, qui vedete, nessun problema, anzi con rabbia scaraventa dentro. L'inno alla vittoria per i rossi di Santa Maria Novella, che affronteranno in finale il 24 giugno i vincenti, che la prende domani tra verdi e bianchi. Non mi resta che augurarvi una buona serata, naturalmente su RTV38, ringraziando Omero Cambi, che è stato qui accanto a me. Grazie a voi, Andrea Caccinai, che ha curato i collegamenti. Ringrazio anche la regia, Giovanni Teore, Fabrizio Boccia e tutti i cameraman. L'appuntamento è per domani, naturalmente alle 17, RTV38. La storia, la civiltà passa da qui, da Piazza Santa Croce. Buona serata a tutti.